Il titolo di questa lezione 37 è Approccio al blues e alle 12 misure. Fin qui abbiamo visto esempi, abbiamo eseguito esempi di giri armonici basati su una ciclicità su quattro misure, ok? Invece la maggior parte della musica pop, rock, metal, funky o dance è basata su giri armonici che molto spesso hanno una ciclicità sulle otto misure. Potrebbero anche essere due volte i giri armonici da quattro misure ripetute due volte, dove alla fine c'è o una melodia diversa, un fill di batteria, qualcosa del genere. Invece il blues ha la struttura su 12. Perché è importante quindi imparare il blues? Perché come sentirai, come questo tizio qua che sta suonando, alla fine del giro armonico di 12 misure c'è quello che viene chiamato il turnaround. Anche se non si vuole suonare il blues o non lo si ama particolarmente, io per esempio non sono mai stato un bluesman o un grande appassionato di blues. Ma perché si studia il blues? Perché questa struttura di 12 misure su cui si deve poi improvvisare ti obbliga a contare mentalmente e quindi assimilare il fatto che questa durata di 12 misure abbia un ciclo ben diverso. Non è che all'interno di queste 12 misure ci siano blocchi da 4, non è un giro di 4 misure ripetuto 3 volte, no, è un giro che si sviluppa su 12 misure, e per poterci suonare sopra dobbiamo ben comprendere quanto dura ciascun accordo. E stiamo ascoltando diverse tipologie di blues su 12 misure, quello dove ha il primo accordo breve e subito il secondo accordo che è un quarto grado, ma ti parlerò anche di questo discorso dei gradi, oppure quello con il turnaround jazz, troppo complesso per te in questa fase, non interessa, ma l'importante è che mentre si suona ci sia una parte di consapevolezza che si accorge che c'è qualcosa che sta per ricominciare. Questo è il turnaround, è quello che ci obbliga a contare mentalmente mentre suoniamo. Non voglio che tu conti un 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, a volte si fa anche così, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, per contare le misure e i quarti, ok? E all'inizio magari si conta in questo modo, va bene? Ma quello che dovrai abituarti è a percepire su quale accordo gli altri stiano suonando il blues, e per questo motivo troverai una base sulla solita cartella. Quindi, come al solito, non ti obbligo, se sei uno di quelli che segui le mie lezioni gratuitamente sul web, non ti obbligo a comprare il manuale per avere il download delle basi. massimoverini.it/didattica, manuale completo di chitarra.zip, ci sono le basi e gli aggiornamenti. E questo è molto molto importante, perché il blues, ripeto, anche se non si vuole suonare il blues, dà una formazione per un chitarrista che credo non si possa e non si debba saltare. Per prima cosa vediamo da quali accordi è formato il blues. Un blues è formato soltanto da accordi di settima. Quando uno dice un accordo di settima, tipo la settima, ricordati che ci sono dei sottintesi. Significa che la settima, si sottintende che l'accordo sia maggiore, quando c'è una settima si sottintende che sia minore. Infatti, se ti ricordi, quando abbiamo studiato il Do Mi 7, Do Major 7 o Do settima maggiore, in tutti i modi te l'ho detto, abbiamo specificato che la settima era maggiore. Se non si specifica, la settima è sottinteso che sia minore. Quindi la settima significa la maggiore, la triade, settima minore è la settima. Quindi la settima. Il blues è formato solo da accordi di settima, li eseguiremo in prima posizione, così li potrai vedere, già più o meno li conosci, ma soprattutto li trovi alla fine del manuale con box e fotografie. Bene, allora, blues in la. Lasciamo stare il discorso teorico, perché essendo accordi di settima vengono chiamati accordi di dominante, e quindi il blues sarebbe da suonare in modo modale, ma stiamo sul semplice, ok? Allora, il primo esempio che trovi nel manuale è con il primo grado breve. Allora, gli accordi che formano un blues sono il primo, il quarto e il quinto grado. Se il blues è in la, pensa come di contare gli intervalli. La, si, do, re, quindi la settima, poi re settima. La, si, do, re, mi, la settima e mi settima. Quindi ti troverai la settima, re settima e mi settima. Ma in che ordine? Sono primo, quarto, si torna al primo, si fa quinto, quarto, si torna al primo e si va al quinto. In questo caso abbiamo il primo esempio che ti faccio è con il primo grado breve che va al quarto, torna al primo per tornare al quarto, in questo modo. 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, subito il quarto, 1, 2, 3, 4, si torna al primo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, si torna al quarto, 3, 4, 1, 2, 3, 4, al primo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, quinto, 3, 4, quarto, 2, 3, 4, primo, 2, 3, 4, quinto, 2, 3, 4. Molto più frequentemente invece il primo grado dura un pochino di più, così come vediamo nel secondo esempio e come abbiamo nella base. La base, ti ricordo, sempre per non obbligare nessuno ad acquistare il manuale, su massimovarini.it/didattica/manualecompleto.zip. Eccola qua, ci sono i quattro conteggi. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, sono prime quattro misure, quinta, 2, 3, 4, sesta, 2, 3, 4, 7, 4, 8, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4, 12, turn around e si torna indietro, ok? Questo è il blues in La che trovi allegato al manuale in questa base. Ma in questa lezione 37 del manuale abbiamo anche il blues in Sol. Cosa significa il blues in Sol? Abbiamo il primo, il quarto e il quinto grado da andare a trovare, ma riferiti a Sol. Sol settima, Sol La Si Do, Do settima il quarto grado, Sol La Si Do Re, Re settima e il quinto grado. Quindi se li vediamo in prima posizione, prima di vedere nelle prossime lezioni anche accordi più complessi o tipici per il blues, vediamo Sol settima, primo grado, Do settima, quarto grado, Sol settima, poi Re settima, quinto che va al quarto, che va al primo, che torna al quinto. Bene. Trovi anche la base, però quello che, di cui ti voglio parlare è proprio come accompagnare su questa base. Questa base ci fa suonare in shuffle. Faccio un momento promozionale pubblicità. Ho esaminato la grande differenza tra shuffle, swing e straight, che vuol dire dritto, nei miei manuali la chitarra ritmica volume 1 e la chitarra ritmica volume 2. Quindi mi perdonerai se in questo caso non sto a spiegarti tutto, perché altrimenti questo non sarebbe più un manuale completo di chitarra per principianti, con lo scopo di mantenere la promessa di fare presto e portarti a suonare. Quindi fidati di me, ti faccio suonare questo tempo shuffle, che significa invece che suonare gli ottavi sono shuffle, ok? Osserva bene che cosa sto facendo con le mani, ok? Questo, prendo un power chord, osserva questa mano che fa, ok? Vedi che la distanza cambia, e invece che essere pa 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 è pa 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 pa, questo è lo shuffle, ok? Lo strascicato. Occhio che anche questa mano si sta occupando di fare una cosa importante. Lo vediamo meglio così. Vedi che si alza per fare il muting insieme alla mano destra, alla mano, quindi la mano che suona, la mano che preme, si stanno collaborando. Un giorno, quando sarai più bravo, potrai anche imparare a fare questi movimenti che sono tipici del blues. Around. Ok, ora per adesso interessa fare questo. Sol, power. Facciamolo di 12. Power, Do, tutti power chord. Proviamolo sulla base. 3, 4. Quarto, Do. No.
poi puoi suonare anche questo, giusto per ricordarti. E 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Quinto grado re settima, che va al quarto do settimo, che torna al primo sol settima, 2, 3, re settima.